Ciao ragazzi, quest'oggi mi trovo a Milano e sono in compagnia di una delle voci più belle nel panorama del doppiaggio italiano. Sono qui con l'attore e doppiatore Lorenzo Scattorin. Ciao Lorenzo e grazie di esserti prestato ai nostri microfoni. Bene Lorenzo, la prima domanda. Quando hai iniziato, quando hai capito di voler fare l'attore, quindi quando hai cominciato il tuo percorso? Io non ne ho memoria, penso da molto piccolo, perché mi raccontano di me che gattonavo, non ancora, come dire, bipede che cammina, e facevo parlare bambole, soldatini, macchinine, costruzioni, per cui credo di aver dato segnali chiari e inequivocabili già dalla più tenera età. Lorenzo Scattorin, attore e doppiatore a 360 gradi, perché tu hai doppiato e doppi film, serie TV, sei voce ufficiale del canale, speaker ufficiale del canale di Max, doppi cartoni animati, ma sei apprezzato anche e soprattutto dai videogiocatori, perché tu doppi i videogiochi. Qual è stato, come è stato il tuo approccio quindi al doppiaggio e quindi dei videogiochi, e le differenze che ci sono nel doppiare un film, un cartone animato, piuttosto che è un videogioco? Allora sì, sono un videogiocatore, mi piace moltissimo giocare, lo ammetto, con i videogiochi, soprattutto quelli sportivi per quanto mi riguarda, e le differenze fondamentali sono relative alla possibilità di potersi calare bene nella parte del ruolo che vai a ricoprire, fondamentalmente, perché oggi, a parte rarissime eccezioni, il doppiaggio dei cartoni animati piuttosto che, diciamo, degli attori in carne e ossa si svolge guardando una determinata scena, guardando il viso degli attori e cercando di interpretarli al meglio. Per i videogiochi, nella maggior parte dei casi, si tratta di doppiare un'onda sonora, punto e stop, per cui non hai la possibilità di carpire emozioni, sfumature, insomma è una cosa molto diversa e molto più complicata. Due dei tuoi lavori nel mondo dei videogiochi sono stati molto apprezzati. Sto parlando del protagonista di The Last of Us con Joel e con Sam Drake in Uncharted 4. Come descrivi queste tue due esperienze? Particolarmente emozionanti sotto tutti i punti di vista, perché soprattutto per quanto riguarda The Last of Us è stato, per quanto mi riguarda, il primo caso in cui sono riuscito a lavorare sul personaggio di un videogioco come se stessi doppiando un attore, il protagonista di un film. Come mi è capitato spesso di ripetere, quando doppi i personaggi dei videogiochi lavori su onde sonore, quindi non hai visi, non hai sguardi, non hai situazioni come dire, con le quali interfacciarti e dalle quali cercare di ricavare emozioni piuttosto che sfumature. Invece nel caso specifico di The Last of Us, praticamente tutto il gioco è stato doppiato a video, esattamente come se fosse un film. Io credo che la differenza si sia notata, nel senso che anche per noi è molto più facile calarci nella parte, essere credibili, insomma, riuscire a ottenere un prodotto molto meglio confezionato. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti! Stavolta possiamo... È finita, Tess! In minor parte, ma... scusami. Anche per quanto riguarda Uncharted 4, siamo
abbiamo avuto la possibilità di lavorare in questo modo, non nella totalità del gioco, ma in, per quanto riguarda alcune scene siamo riusciti a doppiare a video determinati passaggi del gioco. Quindi anche lì credo che il risultato sia stato eccellente, perché c'è stata questa possibilità. Fa una grandissima differenza poter lavorare guardando quello che accade e lavorare invece, ripeto, su quello che è un'onda sonora su uno sfondo bianco che non è nulla. Sì, io sto cercando il mio fratellino. È alto più o meno come lei, un po' più magro, con molti meno capelli grigi. Sam, è bello rivederti, Nathan. Bene, tu hai doppiato veramente tantissimi personaggi nel campo dei videogiochi. C'è anche Vito Scaletta in Mafia 3. Come ti sei approcciata a questo personaggio? Il filone è abbastanza conosciuto. Anche qui non c'è stato un particolare modo nell'avvicinarmi alla lavorazione di questo personaggio. Diciamo che, considerato quello che era il contesto e la storia del gioco, ho pensato che una cosa interessante poteva essere, proprio perché Vito era in Mafia 2 il personaggio protagonista, che fosse una cosa interessante non farlo parlare con un particolare accento siciliano o cadenza comunque siciliana, a differenza di tutti gli altri personaggi, per diversificarlo, tranne nelle situazioni in cui perdeva la pazienza, in cui si arrabbiava, in cui faceva, come si dice, casino, e allora a quel punto lì sì, veniva fuori la sua anima meridionale, la sua anima siciliana, e quindi diciamo che anche con l'aiuto di persone, come dire, madrelingua, sono riuscito a superare dei momenti abbastanza complicati. Come c'è una sezione del gioco, ti racconto questa piccola cosa, c'è una sezione del gioco in cui lui, se non ricordo male, perché sono passati un po' di anni, si trova in guerra nell'esercito americano in Sicilia, e ci sono dei passaggi in questa sequenza in cui lui parla un siciliano stretto che io ovviamente non posso conoscere. Ho chiesto la presenza di una persona che conoscesse il siciliano stretto e che mi insegnasse volta per volta come andavano dette in maniera corretta le frasi in dialetto siciliano. Beh, quella volta non andò tanto bene. Era il 43. L'America era in guerra e l'esercito cercava gente che parlasse il siciliano per l'invasione. Avevo 18 anni e tutto era meglio della galera. Chi lo dice che a casa non si torna? Quando tu ti prepari a un personaggio, quindi a doppiare un personaggio, a interpretare un personaggio, ti rifai un po' a quelle che sono le interpretazioni originali, alle voci originali, cerchi di avvicinarti il più possibile, oppure comunque ti viene data carta bianca? Allora, la carta bianca non ce l'hai mai del tutto, ed è anche un bene che sia così, nel senso che il rischio di, come si dice in gergo, di allargarsi c'è sempre, perché tendenzialmente ci sono delle volte in cui io personalmente noto magari che il personaggio che devo doppiare io ha in originale una voce che ha delle particolarità che attirano la mia attenzione, che ai miei occhi rendono il personaggio che devo doppiare simpatico, ha delle peculiarità specifiche per cui mi piace riprodurle, e allora copio semplicemente. Ci sono delle altre situazioni nelle quali magari altri personaggi hanno una voce originale un po' più piatta, meno particolare, meno interessante, meno affascinante. E allora quelle sono le situazioni in cui, dopo aver chiesto il permesso, come dire, ci metto molto del mio per cercare di arricchire un po' quello che vado a fare. Sembra passato così tanto tempo. San Giuccio! Sotto la pioggia. Nella neve. Sotto i fulmini. Continuava a scappare. Tu invece non lo sei abbastanza. Perché tu ormai sei già morto. A quanti mi si parano davanti intenzionati ad uccidermi, io rispondo con la forza dei miei colpi. Nessuno di voi sa perché lo Kudo-Shinken venga trasmesso in linea di successione diretta in quanto Kenpo più potente. Ora ve ne darò dimostrazione. Bravo. A
Assimilare il colpo dell'avversario come fosse tuo. Tecnica della sacra scuola di Okuto, riflesso dello spirito. Sauzer, è arrivato il momento di porre fine alla tua grandiosa marcia. Tra tutti i punti di pressione del corpo umano ho colpito quello dalla maggior forza distruttiva. Ascoltami, Sauzer, la tua vita avrà termine fra soltanto 3 secondi. Abbiamo Sanji di One Piece, sei la voce, la nuova voce ufficiale di Ken il Guerriero. Io so che sono due personaggi che ti stanno molto a cuore, però ti chiedo, quale altro personaggio ti ha divertito particolarmente doppiare? Dunque, così su due piedi, non so quante persone lo conoscono, lo ricordano o l'hanno visto, anche perché era un prodotto, come dire, riservato a un pubblico di bambini, e quindi, ma c'è stato un personaggio in particolare, fra i tanti devo dire che mi hanno divertito, che si chiama Mr. Bleak, in una serie che si chiama Cat Scratch, ed era un gatto nero praticamente che faceva il bello e il cattivo tempo all'interno di una casa con due, non ricordo se fossero amici o fratelli, e un maggiordomo che li serviva, li riveriva, ma borbottava sempre. E devo dire che in quella serie mi sono divertito veramente tantissimo, ho riso come poche altre volte. Lorenzo, tu sei figlio d'arte, Maurizio Scattorin e Antonella Bracco, due nomi importanti nel mondo della recitazione. Che cosa significa essere figlio d'arte? Quali sono i pro e i contro? Non te lo so dire in senso assoluto. Io contro non ne ho mai visti, però tanti. Questo è un mestiere meraviglioso, un mestiere dove però devi studiare, devi impegnarti, devi veramente farti il mazzo, come si dice, dove nessuno ti regala niente, è un mestiere molto competitivo, è un mestiere dove spesso se ti trovi a, tra virgolette, a confrontarti con qualcuno dentro casa, rischia magari di riservare delle spiacevoli sorprese, perché se, come nel mio caso, insomma, c'era la volontà assoluta di arrivare a fare molto bene, io avevo personalmente, ritenevo di avere due termini di paragone in casa estremamente di livello estremamente alto, però ripeto, io ho avuto modo di lavorare con mio padre in teatro e a Leggio, e è stata un'emozione grandissima. Ti racconto questa cosa: il primo spettacolo che feci tanti anni fa in uno spazio teatrale qui a Milano, alla fine dello spettacolo io avevo una parte abbastanza piccola, era Il silenzio delle parole di Luca Marchesini, e dissi a mio padre: non mi sento tanto bene, avevo 39 e mezzo di febbre, ma non stavo male, era la paura, pure semplice paura. E mio padre gli disse: beh, devi imparare a gestirla, perché non è che ti puoi ammalare ogni volta così. E quindi, insomma, questo per dire quanto insomma, l'emozione, quanto il fatto di essere, da un certo punto di vista, emotivi, il fatto di vivere, perché poi ognuno vive a modo proprio certe emozioni, certe esperienze, quanto possa fare la differenza. Quello che ti posso dire è che quello che ho imparato, i miei genitori non mi hanno mai insegnato niente di particolare, mi hanno dato sempre un certo tipo di esempio tutti i giorni, io da quello ho imparato, non c'è stato qualcosa di specifico. Sì, li ho visti lavorare da quando ero piccolino, per cui ho tantissimi ricordi, ma non mi hanno mai detto: ah, questa cosa si fa così, ah, quella cosa si fa così. È sempre stato un tipo di comportamento che io ho visto e che poi piano piano ho cercato di fare mio, perché trovavo che fosse un approccio al lavoro e alla professione giusto, corretto, mi piaceva, mi ci rispecchiavo, e quindi ho cercato poi di farlo mio. Ti chiedo se il tuo lavoro riesce sempre a stupirti.
Eh sì, sì, per forza, se no non... Se non ci stupiamo e non ci emozioniamo, io dico sempre che non possiamo stupire ed emozionare gli altri. È la condizione sine qua non per fare bene questo lavoro. C'è poco altro da aggiungere, è così. Hai mai avuto dei momenti di sconforto dove hai detto no, basta, io questo lavoro non lo voglio più fare? Sì. Non che abbia detto o pensato che non lo volessi più fare come lavoro, ma momenti di sconforto sì, nascono soprattutto dalla concezione che tante persone hanno di questo lavoro o da come questo lavoro viene considerato o trattato da certi addetti ai lavori. Però qui mi fermo perché ci stiamo inerpicando su un sentiero irto di pericoli. Per tutti i ragazzi che volessero diventare attori e doppiatori, però io ti voglio chiedere prima di farti questa domanda, è più difficile essere attore o essere doppiatore? Non è più difficile una cosa o l'altra. Io ho sempre pensato e dico sempre ai ragazzi con cui parlo che una volta che una persona frequenta dei corsi di recitazione e riesce, come dire, a fissare, ad avere delle basi artistiche di un certo, di un minimo di livello, una volta che uno fa teatro in un certo modo, poi a cascata può fare tutto il resto. Il teatro è la base. Quando impari a recitare, a emozionare, a rendere le emozioni, a far piangere, a far ridere realmente le persone che ti guardano e che ti ascoltano, dopo puoi fare tutto. Il doppiaggio in fondo è una specializzazione, ma far ridere, piangere, emozionare, preoccupare, agitare non è una specializzazione, secondo me è una cosa che viene, che deve tassativamente venire dal cuore, insomma, non ci sono altre vie, non ci sono altre scappatoie. Per cui se la tua domanda qual è il percorso è, qual è il percorso da fare, Volevo proprio arrivare a quello, perché comunque tu hai parlato prima, io mi rivolgo ai miei ragazzi perché tu ti stai dedicando anche all'insegnamento, però so anche che tu hai fatto i tuoi studi al Centro Teatro Attivo, comunque bisogna studiare. Io ti chiedo, per i ragazzi che vogliono diventare attori, vogliono diventare doppiatori, che tipo di studio devono fare, che tipi di accademia? Ecco, ti chiedo un attimino di dare un consiglio a questi giovani ragazzi. Allora, innanzitutto, e non per tagliare sogni di gloria di chi che sia, ma bisogna partire da un presupposto. Questo non è un mestiere che possono fare tutti. Questo è un mestiere difficile dove alle volte studiare tanto non è sufficiente, bisogna anche avere delle capacità di un certo tipo. Alcune si possono essere sviluppate appunto con lo studio, altre bisognerebbe averle, diciamo, dalla nascita. Tolto questo, la condizione basilare è di affacciarsi a questa esperienza frequentando delle scuole, possibilmente all'inizio di recitazione e non di doppiaggio, e cercando di tirare fuori tutto ciò che abbiamo dentro e di amplificarlo per vedere dove si può arrivare, dove si riesce ad arrivare. Poi ci sono dei corsi di specializzazione, dei corsi apposta per imparare le tecniche del doppiaggio, e lì la differenza onestamente la fa il corpo insegnanti. Ci sono scuole validissime e ce ne sono anche altre molto meno valide, ma questo come in tutte, insomma, in tutti i campi e dappertutto. Per cui bisogna anche avere un briciolo di fortuna se non si conosce dove si sta andando e non si conoscono le persone, diciamo il corpo insegnanti. Bisogna sperare di avere fortuna e di trovare delle persone in gamba che abbiano delle cose da insegnarci, che non abbiano solamente voglia di ingrassare e ingrossare il loro conto in banca. Allora, amici di Cyberludus, intanto un saluto, un abbraccio a tutti voi, e poi a questo punto abbiamo invertito i ruoli, per cui io vorrei chiedere a Mari, com'è stata questa mattinata milanese
alla ricerca di una location di un certo tipo. E com'è stata questa chiacchierata insieme? Allora, innanzitutto, ciao amici di Cyberludus. No, devo essere sincera, è stato veramente, tieni anche il microfono, sì, proprio servizio completo. È stato meraviglioso, sei una persona stupenda, molto, molto... Divento rosso. è stata veramente piacevole, molto, sei molto disponibile e sono stata veramente contenta di poter parlare con te, anche perché lui mi ha raccontato tante cose a telecamera spenta che purtroppo non posso pubblicare, ed è stato veramente... un piacere ascoltarle, veramente. Io ti ringrazio e spero tanto che tu possa ritornare presto a parlare con noi di Cyberludus, perché è sempre un piacere. Grazie mille, Lorenzo. Grazie a te e ovviamente grazie a tutti voi. Ciao. Staccava il filo del microfono. Ok, sicura, basta. Ci sei dentro l'inquadratura. Ci siamo. Le immagini, esatto. Adesso parlo. È stato bello lavorare su un videogioco. Adesso calci il tavolo. Ok, Chuck. Non ti preoccupare. Ok. Che scemo. Ok. Allora, ultimi tuoi due lavori con non mi rie... Allora, tu sei stato molto apprezzato in due, allora, sei stato molto apprezzato in due ultimi nei tuoi, che ma che sto dicendo? Mamma mia, che scemo. Tim Drake in Uncharted 4. Come descrivi queste tue due esperienze? Emozionanti, perché le due storie sono... È dura adesso, Hai anche mossimo in televisione, mio Dio, non mi catturare. Dai. No, il problema è che se ti vedo. Dai, no, non mi devi. Non mi devi guardare. Ok. Non ridete neanche voi. Se no non la finisco più. Ok. Patro, come descrivi queste due esperienze? Particolarmente fatto 7 minuti di risate. Dai, basta ora, Teresa, mi tiri un cazzotto. Ti è successo mai al lavoro di ridere? Sì. Si fa la pausa caffè di solito. Ah sì, ma passa però poi a un certo punto. Sì, ti devi sforzare però. Ti è, però... Ti dura tanto. Ah, Dio. Quando arriva l'idiozia ti dura anche un'ora. Ok, non mi guardare. Poi attacchi cazzate a cascata. Ma per tutte queste cose. Ok. Allora. Che scemo. Ok. Lui non lo sa, ma io lo pubblico, no? Non è vero che ci sia. Quindi ci siamo. Posso dire? Dire le parolacce, tagliamola. Allora. Adesso ti faccio una sorpresa io. Olè, olè. Non mi pare come Francesco Sarcina. Allora, amici di Cyberludus, intanto un saluto, un abbraccio a tutti voi. Grazie a te e ovviamente grazie a tutti voi. Ciao.